Un cordiale saluto e benvenuti a questo nuovo aggiornamento del nostro telegiornale. In apertura la politica, a seguito delle dimissioni per incompatibilità di Guerino Testa, eletto parlamentare a Roma, Leonardo D'Addazio entra in consiglio regionale nel gruppo Fratelli d'Italia. Tanta emozione le prime dichiarazioni, ma da subito attenzione massima al mondo del lavoro. Vediamo. Una procedura del Leonardo genere D'Addazio entra in consiglio regionale al posto di Guerino Testa. L'Assemblea legislativa ha preso atto del nuovo consigliere regionale subentrato al posto del neoeletto parlamentare dimessosi dalla carica di consigliere lo scorso 30 novembre 2022 per la sopraggiunta incompatibilità. Il nuovo consigliere era risultato come secondo candidato non eletto nella circoscrizionale di Pescara in quota Fratelli d'Italia. Così l'area Vestina, dopo 20 anni dall'ultima volta, allora fu Bruno Passeri di Loreto Bruttino, torna ad avere un rappresentante tra i banchi del governo regionale. L'emozione è tanta, mi sento carico di responsabilità ovviamente perché nel territorio da cui provengo manca un consigliere regionale da tanto tempo, quasi 20 anni, quindi dovrò studiare tutte le situazioni che sono in essere. Un'attività politica cominciata già da giovanissimo, poi l'ingresso in Roma Style. D'Addazio dal 2009 comincia a ricoprire diversi ruoli nel mondo sindacale, fino a diventare segretario regionale per FEMCA CISL del comparto moda. Arrivo dal mondo sindacale, quindi attenzione massima su questo mondo, in particolare per il mio territorio, il territorio vestino, in generale però per tutti i cittadini abruzzesi assolutamente. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, nel congratularsi con il neoeletto consigliere, ha annunciato che la prossima seduta dell'Assemblea è fissata per martedì 13 dicembre alle ore 11. Andiamo alla cronaca giudiziaria. Archiviate le posizioni del deputato pescarese Guerino Testa e degli altri 5 indagati sull'inchiesta sul crack delle società dell'imprenditore Carmine De Nicola. Ai nostri microfoni il parlamentare di Fratelli d'Italia esprime la propria soddisfazione e ringrazia i magistrati. Stefano Buda. Buone notizie per il deputato di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. È stata infatti archiviata la sua posizione, insieme a quelle degli altri 5 indagati, nell'ambito dell'inchiesta sul crack delle società riconducibili all'imprenditore Carmine De Nicola. L'inchiesta madre, che Testa definì con un patteggiamento a 18 mesi per alcune bancarotte e con l'assoluzione in riferimento ad altri reati, diede vita ad un ulteriore filone d'indagine per bancarotta fraudolenta e bancarotta documentale, un filone nel quale Testa risultò coinvolto per il ruolo svolto in qualità di commercialista nella gestione della società poi fallita APD Group, ai cui vertici tra il 2005 e il 2018 si succedettero lo stesso deputato pescarese, poi Carlo Rabottini e Antonio Dianni. De Nicola era l'amministratore di fatto della società e recitarono un ruolo anche il commercialista Andrea Di Prinzio e il funzionario della ormai ex Banca dell'Adriatico, Giuseppe Urbinati. Tutte posizioni rispetto alle quali è stato lo stesso PM Andrea Di Giovanni a chiedere ed ottenere dal GIP Nicola Colantonio l'archiviazione, poiché le operazioni finite sotto la lente della Procura non avrebbero avuto valenza distrattiva. In sostanza è passata la tesi difensiva sostenuta dagli avvocati Massimo Galasso e Sergio Della Rocca, che in sede di interrogatorio hanno dimostrato che la vicenda APD rappresentava un caso di bancarotta tecnicamente configurabile come bancarotta riparata. Una giornata importante per il sottoscritto, per la famiglia, per tutti gli amici, per la comunità politica che ha sempre creduto nel sottoscritto. Ricordo che era una vicenda che risaliva agli anni 2006-2010, per motivi ovviamente legati alla professione di dottore commercialista. Ho avuto sempre una sincera serenità in questo periodo perché grazie alla grande professionalità dei miei due avvocati, Ernesto Torino Rodriguez e Sergio Della Rocca, si è fatto luce sulla vicenda che era suffragata da documenti in nostro possesso che erano che davano evidenza un po' del lavoro svolto e del lavoro fatto con coscienza. Ringrazio ovviamente la magistratura, io da uomo e anche da uomo impegnato nella professione, impegnato in politica, credo nel ruolo primario della magistratura, della terzietà della magistratura e ovviamente è un giorno importante per me e anche per gli altri che
che sono usciti indenni da questa vicenda. Andiamo avanti col nostro telegiornale. Il presidente della Commissione Vigilanza, Pietro Smargiassi, ha presentato ai commissari la relazione annuale sul lavoro del governo regionale. Il documento, votato a maggioranza in Commissione, verrà inviato in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Approvato a maggioranza dai commissari la relazione annuale della Commissione Vigilanza. Il documento fa il punto sullo stato d'attuazione del programma di governo e sulla situazione dei diversi enti controllati da Regione Abruzzo. Soddisfazione del presidente Pietro Smargiassi, che ha elogiato l'attivazione del CUP online. Ora verificheremo col passare del tempo quanto e come funziona e se funziona. Staremo molto attenti a quanta parte dedicherà l'assessorato alla sanità allo sviluppo di questa piattaforma. Nota dolente, continua Smargiassi, riguarda la mancata trasmissione della relazione programmatica delle partecipate indirette da parte della maggioranza. Il futuro della Commissione Vigilanza convocherà tutte le partecipate indirette che non hanno inviato questa relazione per chiedere le ragioni e quali sono le motivazioni per cui questo adempimento non è stato mantenuto da parte loro. Abbiamo fatto un plauso alla Protezione Civile soprattutto per la gestione della crisi umanitaria legata alla guerra tra Ucraina e Russia. È necessario evidenziare quanto ha funzionato, anche perché è un organismo regionale. Per quanto riguarda gli altri assessorati, esistono molte criticità che speriamo vengano risolte. Penso ad esempio alle borse di studio che sono in mano all'assessorato di Pietro Quaresimale. Speriamo che ci sia una maggiore celerità nell'elargire le borse di studio, perché mettono in difficoltà molte famiglie abruzzesi. Lo cerchiamo di fare ogni volta in consiglio regionale. Purtroppo questo è un procedimento molto lento, vorremmo che fosse molto più veloce. Infine posso dire che questa relazione è passata a maggioranza dei voti, verrà inviata in Consiglio regionale per la definitiva attuazione e approvazione da parte del Consiglio, speriamo nella prossima seduta del Consiglio regionale. Una nuova sentenza del Tribunale Civile dell'Aquila sconfessa il precedente pronunciamento sui crolli provocati dal sisma del 6 aprile 2009, con il quale il giudice Monica Croci aveva ridotto i risarcimenti in favore dei familiari delle vittime alla luce di una presunta corresponsabilità delle persone decedute. Un nuovo pronunciamento del Tribunale Civile dell'Aquila sui risarcimenti in favore delle vittime del terremoto del 2009 sconfessa la sentenza shock con la quale il giudice Monica Croci, un paio di mesi addietro, aveva introdotto il principio di corresponsabilità delle vittime. Una sentenza che aveva provocato critiche accesissime e che aveva ridotto del 30% l'importo dei risarcimenti in favore dei familiari delle persone decedute, stabilendo che le vittime dei crolli avvenuti in via Campo di Fossa furono imprudenti nel non abbandonare le proprie case dopo la seconda scossa. Una valutazione apparsa quanto mai azzardata, soprattutto alla luce delle ampie rassicurazioni fornite dalle autorità competenti in merito alla portata dello sciame sismico che precedette di alcuni giorni il devastante terremoto del 6 aprile 2009. La nuova sentenza riguarda la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di Luciana Pia Capuano, 21enne di San Giovanni Rotondo, che perse la vita nel crollo della casa dello studente di via 20 settembre. Il giudice Baldovino De Sensi, recentemente chiamato a sostituire proprio la collega Croci, ha condannato a pagare il risarcimento alla Regione Abruzzo, proprietaria dello stabile, l'azienda per il diritto agli studi universitari che gestiva la casa dello studente, i tecnici e gli ingegneri che a vario titolo ebbero un ruolo nei lavori di ristrutturazione dell'edificio. Il giudice De Sensi, che nella sua decisione non ha fatto alcun cenno ad una ipotetica corresponsabilità delle vittime, ha evidenziato che deve escludersi ogni profilo di eccezionalità del sisma del 2009, sottolineando peraltro che il crollo non fu dovuto soltanto alla violenza del terremoto, ma soprattutto ad una serie di vizi riguardante la progettazione e manutenzione dell'edificio. La sentenza, che rappresenta il primo pronunciamento dopo la decisione shock del giudice Croci, potrà ora contribuire a restituire un minimo di serenità ai familiari delle vittime e probabilmente anche a ristabilire il pieno rispetto della verità in merito alle responsabilità dei crolli. Una trentina di esercenti di Piazza Muzzi a Pescara ha fatto ricorso al TAR contro la decisione dell'amministrazione comunale di ridurre il numero di posti all'esterno dei locali. Paolo Renzetti.
Una quarantina di esercenti di Piazza Muzzi, dove ci troviamo in questo momento, hanno fatto ricorso al TAR contro la decisione dell'amministrazione comunale di ridurre i posti all'esterno dei locali Pasetti. Diceva prima microfoni spenti, questo è l'ennesimo ricorso. Sì, bisogna fare un po' di storia in realtà prima di arrivare a questa determina. Dunque il Covid, poi l'aumento dei prezzi, poi la guerra, poi un altro aumento dei prezzi, quindi questa amministrazione in virtù di tutto ciò cosa pensa di fare? Pensa, non mettendo al centro l'economia di questa città, una serie di provvedimenti in maniera strumentale per distruggere, ridurre l'accoglienza turistico-commerciale di questa città. Quindi parte con un piano di risanamento acustico, poi 8 ordinanze sindacali che costringono gli esercizi a chiudere prima e infine, come se non bastasse, si saranno fermati, no, c'è una determina comunale che, spolverando una normativa ASL del 2009, quindi ci sarà un motivo per il quale non è mai stata applicata, quindi iniqua, irricevibile, incredibile, si riducono i posti a sedere principalmente in questa piazza, ma poi man mano un po' verso tutta la città. Quindi al centro di questa amministrazione non c'è l'economia di questa città, non c'è la voglia di renderla, di arricchirla, di renderla bella, di continuare a dare lavoro, e quindi non c'è la volontà di dare ricchezza all'intera città. Questo accanimento uno si chiederà, ma come mai tutto ciò? Perché si sventola ancora una volta in maniera strumentale un esposto di alcuni residenti del centro, su migliaia alcuni residenti, che lamentano rumore in questa città, viva Dio, nelle ore consentite, cioè di sabato e un po' d'estate. Quindi questo è l'ennesimo atto vessatorio, strumentale contro il turismo e il commercio nella città di Pescara. Di questo siamo sconvolti. Che Natale sarà per voi, visto che mancano pochi giorni? Il Natale di per sé è buono in tutto il mondo, come il sabato, no? Quindi speriamo in un buon, felice e sereno Natale, come immagino che sarà. Il problema è che dall'8 gennaio in poi, con questi problemi, cioè un piano di risanamento acustico, le ordinanze che costringono a chiudere prima, il blocco della concessione delle licenze e, viva Dio, una determina che spolvera una normativa ASL 2009, immaginiamo che in tanti qui chiuderanno per ferie per poi non riaprire. Fondi aggiuntivi a sostegno delle famiglie in difficoltà che si aggiungono a quelli già previsti dal piano distrettuale. Il Comune di Chieti ha approvato una delibera che definisce le linee guida per il loro impegno. Jacopo Forcella. 540.000 euro a sostegno delle nuove povertà che si aggiungono ai fondi già presenti nel piano distrettuale e che rappresentano, seppur per un periodo limitato di tempo, un valido sostegno per le famiglie di Chieti che hanno un ISEE basso e che rischiano di avere difficoltà sempre crescenti. Nei giorni scorsi è stata approvata una delibera che definisce le linee guida per l'impiego dei fondi a disposizione, come conferma anche il primo cittadino di Chieti, Diego Ferrara. Allora, nello specifico si tratta di questo, di una redistribuzione del fondo di povertà che abbiamo ovviamente intercettato a livello ministeriale e ammontante a 540.000 euro nel sostegno e nel supporto della nuova povertà nell'ambito del piano sociale distrettuale. Quindi utilizzeremo questi fondi così come abbiamo fatto negli anni precedenti attraverso il PIS, cioè il piano di integrazione sociale, di intervento sociale a sostegno e a ristoro del pagamento di bollette, di affitti e canoni per le case di proprietà in affitto, per i buoni spesa, per i buoni libro, per quanto riguarda soprattutto quella fascia di cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza e che attraverso questo reddito non riescono a sostenere le spese aggiuntive mensili.
Anche a Pescara, come in altre città della regione Abruzzo e del paese, tornano in questo lungo weekend le stelle AIL. C'è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue. È la stella di Natale AIL che quest'anno è tornata nelle piazze italiane per ben 4 giorni, dall'8 all'11 dicembre. L'obiettivo è raccogliere sul territorio fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza in tutto il paese e costruire insieme il futuro dei pazienti e delle loro famiglie. I numeri delle stelle di Natale ci raccontano di un impegno continuo e di una grande fiducia da parte delle persone che hanno portato l'AIL a distribuire dal 1989 ad oggi oltre 15 milioni di piantine e raccogliere oltre 175 milioni di euro. Un prezioso supporto per consentire alla ricerca di crescere e per offrire servizi migliori e sempre più capillari a pazienti e caregiver. Anno dopo anno l'AIL è cresciuta grazie al generoso contributo di tanti sostenitori, arrivando a costruire una rete di solidarietà costituita da 82 sezioni su tutto il territorio nazionale. Quest'anno è proprio una maratona di 4 giorni per recuperare quello che abbiamo perso negli anni scorsi. Una giornata importante quella di oggi, con tanti pescaresi che stanno già venendo ad acquistare le stelle. Guardi, non abbiamo bisogno di sollecitarli perché i pescaresi ci vogliono bene e vengono spontaneamente. Il contributo è di 12 euro e possono acquistare la stella, la classica stella di Natale, oppure volendo ci sono le stelle di cioccolato allo stesso prezzo. Io sono 21 anni che sono presidente e non riesco a farmi sostituire perché purtroppo la gente ci vuole professionalità per fare questo mestiere. I colleghi del consiglio non tutti vogliono assumersi le responsabilità. Vabbè, andiamo avanti finché il Padre Eterno ci dà la salute. La sala consiliare di Palazzo di Città Pescara ha ospitato questa mattina la festa dello sport abruzzese. L'evento è stato curato da Paolo Minnucci. Festa dell'Immacolata all'insegna dello sport questa mattina nella sala consiliare del comune di Pescara, dove si è svolta la 26esima edizione di una rassegna che ha raccontato un segmento importante della vita agonistica della nostra regione. La festa dello sport, patrocinata dall'assessorato allo sport del comune di Pescara, è stata presentata dal giornalista Paolo Minnucci e dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli, in collaborazione con alcune finaliste del concorso di Miss Adriatico. Gli onori di casa sono stati fatti dal sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci e dall'assessore allo sport Patrizia Martelli, tanti gli ex campioni e le autorità intervenute all'importante appuntamento di fine anno. Emozioni, ma soprattutto per raccontare la storia dello sport della nostra regione. Noi in passato, nel corso delle varie edizioni della festa dello sport, abbiamo attenzionato atleti che poi hanno avuto fortuna nelle rispettive discipline. Io ricordo il passaggio di Danilo Di Luca dal dilettantismo al professionismo, ricordo Jarno Trulli quando fu premiato come campione italiano di go-kart prima di passare in Formula 1, ma abbiamo testimoniato anche eventi davvero importanti come le varie promozioni della Pescara Calcio, i successi internazionali della Sisley Pescara di pallanuoto e tanti campioni che hanno fatto passerella e poi si sono affermati come avrebbero senz'altro meritato di farlo. Continuiamo a farlo tra tante difficoltà, reduci dal periodo pandemico, ma andiamo avanti all'insegna dello sport, quello vero, quello fatto da coloro che hanno nel sangue la voglia di fare sport e di regalare emozioni al nostro pubblico. Rivolgete poi uno sguardo molto attento a quelli che sono impropriamente considerati anche un po' sport minori, ma così non è. No, dici giustamente, perché gli sport sono belli tutti quanti, meritano la massima attenzione, la massima ribalta e spetta anche a chi opera nel settore dell'informazione capire e soprattutto dare il giusto peso a chi fa sacrifici e a chi ottiene risultati e dà onore alla nostra terra. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport. Prosegue la marcia di avvicinamento dei biancazzurri alla gara di domenica a Monopoli, dove saranno assenti Palmiero e Cragia. A fare il punto sul momento dei biancazzurri il tecnico Alberto Colombo, intervenuto ieri sera alla festa del club Quelli del Delfino. Colombo, a mente fredda, insomma, dopo 3 sconfitte, insomma, è passato qualche giorno, si guarda avanti a questa gara di Monopoli, insomma, ha riflettuto un po', ha pensato un po' a quello che è successo nelle ultime 2 settimane.
Sì, nell'ultima settimana direi, perché c'è stato il turno infrasettimanale, quindi dalla domenica col Catanzaro al lunedì col Taranto sono passati 8 giorni dove si è visto, diciamo, un'involuzione da parte della squadra fino ad arrivare a una prestazione altamente sottotono con il Taranto. Qui non ci sono, come dicevo in conferenza post Taranto, troppe parole da spendere, perché chi perde di solito spiega e noi le spiegazioni le vogliamo dare con i fatti concreti. Non ci siamo riusciti con il Taranto dopo la sconfitta di Francavilla e dobbiamo per forza dare un segnale di essere vivi, di essere ancora pronti per poter fare un campionato altamente positivo come lo era prima di Catanzaro, già da Monopoli. Non sarà semplice, perché ogni gara ha le sue complicanze, figuriamoci in un momento di fragilità psicologica come può essere questo, per cui ci vuole grande vicinanza mia nei confronti dei ragazzi, perché sicuramente hanno bisogno di sentirsi di sentire l'affetto, la fiducia da parte dello staff, da parte mia, quindi faremo di tutto appunto perché a livello psicologico si possa superare il prima possibile questo momento di impasse. Domenica si va a Monopoli, per lei una gara particolare, le chiedo anche due parole su questa squadra che lei conosce bene. Sotto il profilo strettamente tecnico ci sono alcuni elementi dell'anno scorso, ma è profondamente cambiata, una squadra che ha pensato più a costruire una rosa di giocatori esperti perché voleva alzare l'asticella, e nel livellamento di questo campionato magari ci si aspettava qualcosa di più, ma oggi sta galleggiando nelle zone di playoff che abitualmente, insomma, il Monopoli sta frequentando da parecchi campionati. Per quello che mi riguarda, il fatto che noi arriviamo da 3 sconfitte non mi farà godere appieno, insomma, la gioia di vedere certe persone con cui ho condiviso tantissimo l'anno scorso. Sarà sempre un piacere rivederli, ma è chiaro che noi arriviamo da un momento complicato. Scendiamo in Serie D. Dopo la qualificazione in Coppa Italia, il tecnico del Pineto, Daniele Amaulo, parla dell'organico ampio a sua disposizione che intende lottare per 2 obiettivi stagionali. La Coppa è un obiettivo a cui noi teniamo, quindi adesso mi sembra che affronteremo l'Arezzo l'11 gennaio, quindi sarà un bel confronto contro una squadra importante e, come ha detto lei, ecco, c'è stata la possibilità di fare l'esordio, fare a Emili e Forgione, che sono appena arrivati, 2 giocatori importanti di cui abbiamo bisogno in questo momento, perché domenica abbiamo 2 squalificati, abbiamo fuori ancora Minigrere e Allegretti, quindi 4 giocatori di spessore, e per una squadra che ha 2 obiettivi, la Coppa Italia e un campionato di vertice, ha bisogno di alternative importanti e sicuramente è stato un test importante per far anche loro inserire nel nostro contesto. E per quanto riguarda gli innesti, sono innesti mirati. Gli anni passati si è sempre partiti, anche quando c'ero io magari all'inizio del campionato, con una rosa molto ampia e poi magari alla fine si cercava dei correttivi. Quest'anno abbiamo fatto il discorso contrario. Avete anticipato i tempi? Siamo partiti con un organico ampissimo per quanto riguarda gli over, convidando che poi nel mercato avremmo messo 1 o 2 giocatori a secondo l'occorrenza. Così è stato, adesso penso che siamo un po' coperti in tutti i reparti, ma per fare un campionato importante bisogna avere giocatori importanti in tutti i ruoli. Termina qui il nostro telegiornale, i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.